Siamo in compagnia di coach Daniel, coach della cestistica Barletta. Allora, partita tiratissima sino all'ultimo. Ha recuperato dal terzo quarto in poi la cestistica, bella vittoria, una bella prova d'orgoglio per i ragazzi, sicuramente gli alzeranno il morale a tutta la squadra. Questa partita è una partita molto molto particolare, perché il Taranto è una squadra che gioca benissimo, infatti l'ha dimostrata nei primi due quarti dove ci ha messo sotto. Noi abbiamo iniziato a giocare dal terzo quarto in poi facendo la difesa, che è la nostra migliore qualità che abbiamo. Cioè, finalmente i ragazzi hanno capito che devono difendere, infatti siamo riusciti a fare un ottimo terzo e ancora super ottimo quarto quarto. La dimostrazione vuole poi, diciamo, del punteggio abbastanza largo, dove siamo riusciti poi a prendere un po' più di tranquillità, quindi a gestire poi meglio la partita fino al finale. Però io non mi stanco mai di dirlo, che se non difendi non ci vai da nessuna parte, insomma, questo è l'obiettivo. Il motto. Infatti, sì, è così. Sfida ardua sicuramente con questa, una squadra insomma che è al sesto posto in classifica, e il Barletta è riuscito anche a contrastare la grande capacità sotto canestro del pivot Leon Cavallo. Sì, il Taranto è formato da giocatori non di serie C, ma anche più su di livello, e l'hanno dimostrato in tutti i 40 minuti. Siamo stati consapevoli e sono stati consapevoli i ragazzi che hanno affrontato la partita nella maniera corretta, perché stasera se non ci mettevi un po' di agonismo ma tanto cuore e molta difesa, è una partita che non riuscivamo a portare a casa. Fra il primo e il secondo tempo nello spogliatoio abbiamo parlato proprio di questo, e quindi diciamo che i frutti poi si sono visti sul campo, diciamo gli ultimi due quarti, dove i ragazzi sono stati veramente fenomenali, diciamo. Prossima gara sarà con la capolista Molfetta, insomma una sfida abbastanza difficoltosa, e quali sono i presupposti per portare a casa una vittoria? I presupposti sono quelli di andare a vincere con tutti, perché noi non ci possiamo permettere il lusso di pensare se è capolista o ultima in classifica, perché queste altre 5 partite che mancano sono 5 altre battaglie, tra cui passa anche Molfetta. Noi a Molfetta andiamo per vincere, perché vogliamo tirarci fuori da questa situazione un po' particolare. Non ci siamo riusciti nell'inizio del campionato, dove abbiamo perso per strada un po' di punticini, però io credo che con questa testa e con questa squadra si possono ottenere tanti risultati, perché questo è un campionato abbastanza equilibrato dal punto di vista tecnico, dove si può giocare con tutte le squadre, quindi mai dire mai, insomma, andiamo con il giusto presentimento e la giusta situazione di portare a casa 2 punti, perché noi dobbiamo fare, oltre che la pallacanestro vince solo una squadra, ma noi dobbiamo andare a portare 2 punti obbligatori se vogliamo veramente poi, diciamo, festeggiare per conto nostro, cioè la nostra vittoria di questo campionato. Pensa che la squadra abbia trovato quell'unità che sembrava avesse perso dall'inizio del campionato, insomma, in molte partite? Loro sono un gruppo abbastanza unito, anche se molte volte sul campo sembra il contrario. Cioè, questo è un bellissimo gruppo dove io li alleno da tanti anni, anche con i nuovi innesti di Fabio, di Napoli e di Marco Sisto. Cioè, i ragazzi sono integrati alla grande da questo punto di vista. È normale che la pressione e il livello tecnico quest'anno di questo campionato, che è abbastanza alto, cioè ti porta a fare anche degli errori, e quindi quegli errori poi dopo, se non sei pronto, li paghi. Cioè, noi siamo consapevoli che questo per noi è un anno di transizione. La nostra vittoria sarà quella di portare a compimento questo campionato cercando di salvarci prima possibile, e avremo già fatto un grande campionato. L'anno prossimo poi cercheremo di fare meglio, perché l'obiettivo nostro è far migliorare i nostri giovani. Stasera avete visto Seghino, che è un 93, ha giocato quasi 35 minuti ed è stato, come dire, un attimino l'artefice chiave in certi momenti topici della partita. Quindi c'è, ben vengono per noi questi ragazzi che vengono dal nostro settore giovanile e possono esprimersi, diciamo, poi a questi livelli. Ecco perché, cioè, noi vogliamo a tutti i costi che sia fatta questa situazione, far giocare i nostri, migliorare la nostra situazione, fargli fare esperienza per poi l'anno prossimo, diciamo, avere una continuità maggiore e avere anche loro esperti di questo campionato, perché non dimentichiamo che tutte le squadre hanno almeno 4-5 giocatori che militano almeno da 7, 8, 9 anni in questo campionato, se non addirittura in campionati maggiori. E quindi, cioè, per noi è una sfida giornaliera, insomma, da questo punto di vista. E a proposito di giovani promesse, lo ha detto prima, qual è il suo parere sui ragazzi di classe 90, 93, insomma 94, che giocano nella sua squadra e che hanno dato il meglio di loro in questa partita?
Beh, noi sappiamo, cioè io so perfettamente quali sono i loro punti deboli e i loro punti di forza. Questo è un campionato che quest'anno li sta mettendo in mostra e gli sta dando delle chance dove loro, non, se stavano da qualche altra parte, forse non avrebbero avuto. Noi siamo consapevoli di questo, loro sono anche consapevoli di questo, ecco perché è nato questo gruppo abbastanza intenso. E quindi quando vi dico che loro sono molto uniti, è vero che sono uniti, perché vogliono tutti quanti ottenere questo tipo di risultato. È normale che ti scontri poi con la praticità di giocatori esperti che molte volte ti mettono anche fuori giro. E quindi il bello è proprio quello, cioè loro devono cercare di farsi la massima esperienza per poi essere pronti fra qualche anno ad ottenere anche noi dei risultati, perché noi vogliamo ottenere dei risultati che siano anche migliori di quelli che stiamo facendo quest'anno. Cioè la nostra programmazione insomma viene un po' da lontano, quindi siamo consapevoli dei passi che stiamo facendo. E l'unità del gruppo l'abbiamo notata anche in quei simpatiche danze anche che sono state pubblicate. Insomma, auguriamo a questa squadra un grande in bocca al lupo, coach. Crepi il lupo, speriamo di ottenere prima, anche se vi dico di nuovo la stessa cosa, di ottenere prima possibile il nostro risultato. Il nostro risultato è la salvezza subito. Dobbiamo ancora lottare, non abbiamo fatto ancora nulla, questa ripeto è una quinta partita, ne mancano 5 battaglie, cercheremo di fare di più di quanto abbiamo fatto stasera. Grazie coach, alla prossima. Buonasera amici di Assi Sportivo, siamo qui al Palaborgio in compagnia di coach Leale Nicola del Taranto. Dopo la vittoria contro il Salerno ci sarebbe dovuto stare comunque l'obbligo, il divieto di perdere sul campo barlettano. Tutto ciò non c'è stato, partita tiratissima. Sì, hai già detto tutto, quindi c'è da dire poco. Per quello che riguardava i nostri programmi era sicuramente così. Anche se siamo venuti qua, purtroppo in settimana abbiamo avuto due infortuni sia a Fanelli che a Sarli. In amichevole, abbiamo provato a metterli su e a farli giocare. Sarli bene o male ha risposto abbastanza bene, Fanelli no. Per il resto credo che ci sia il merito della Barletta, che è riuscito a imbrigliare negli ultimi due quarti la nostra squadra. Lo sapevamo, eravamo preparati, perché sappiamo il cammino del Barletta, che comunque è una squadra, malgrado le sconfitte, se la gioca sempre alla fine. Stavolta sono stati più bravi loro. Ecco, nel terzo quarto, come ha detto, c'è stata la rimonta della squadra avversaria, neanche la buona capacità realizzativa di Moliterni e del pivot Leon Cavallo hanno potuto bloccare la squadra avversaria. Cosa è successo? Senti, è successo che Moliterni ce l'hanno fatto fuori per falli praticamente da subito. Ha giocato 20 minuti ma è stato gravato da 4 falli. La stessa cosa è successa per Giuffre, quindi ho dovuto dare un po' più spazio al ragazzino al secondo play a Salerno, quindi anche lui fuori 3-4 falli, quindi è successo che è chiaro che questa gente poi quando si raffredda, rientrare in partita in un clima particolare, in un clima caldo, non è riuscito a dare quello che poteva, e quindi è successo che è stato bravo Barletta a rimontare, siamo stati meno bravi noi invece a non essere più lucidi e siamo stati puniti. L'abbiamo vista molte volte protestare anche dal campo. In che senso? Nei confronti di chi? Dell'arbitro. Senti, con l'arbitro gli ho chiesto. C'è stato un momento della partita in cui ho contato 6 falli a nostro sfavore e quindi 0 per quello che riguardava invece a nostro favore. Quindi ho ritenuto opportuno ravvisare gli arbitri che forse c'era qualcosa che non andava. Non vorrei che per il tecnico che è stato dato al Barletta, purtroppo voleva essere una sorta di compensazione, non credo, non lo penso, però il fatto oggettivo era quello, che noi non riuscivamo a muoverci, che ci fischiavano fallo, dall'altra parte invece no, e quindi ho ritenuto ravvisare l'arbitro di questa situazione, ma niente di più. A parte il fatto che a tratti la sua squadra non è stata assistita molto dalla dea bendata, ha perso a tratti la concentrazione e anche un po' di compattezza la squadra. Sì, sì, ma diciamo che purtroppo ultimamente soffriamo di questi alti bassi. Forse è stato acuito più dal fatto che avevamo due giocatori per noi importanti e diciamo con il problema che vi dicevo prima, il fatto dell'infortunio che non abbia
quindi erano un po' contratti, meno fluidità di gioco e niente, ci siamo sfaldati, sicuramente ci siamo sfaldati, non siamo riusciti ad avere la testa nella partita, ci eravamo fuori ma non dentro, quando è così non scappi. Ecco, il prossimo turno sarà Città d'Airolo, una squadra che è più 4 punti dalla vostra. Quali sono le promesse per portare a casa la vittoria? Niente, adesso lavoriamo, vediamo in questa settimana cosa succede, ripeto, prima di tutto per, le programmazioni erano diverse, adesso dobbiamo stringere i denti per recuperare gli infortunati, per un roster come il nostro che non è numeroso, per noi già perdere 2 giocatori significa allenarsi in 7 la settimana. Abbiamo fatto tutta la settimana in 7, diventa veramente difficile anche provare le cose. L'unica volta che volevamo provare un amichevole abbiamo avuto 3 infortuni, quindi niente, adesso rientriamo, cercheremo di pianificare al meglio la prossima partita. È chiaro che per noi è importantissimo, anche se la vedo dura per quello che riguarda, diciamo, la lotta per il 5º posto. Ci proviamo fino alla fine, mancano 5 partite, vediamo. Bene, allora ringraziamo Coach Leale, dal Pallaborgio è tutto.